Buonasera a tutti, oggi sono particolarmente contento di ospitare in studio il famoso regista palermitano Pasquale Scimeca e anche il senatore Carmine Mancuso. Con loro parlerò del film sul giudice Terranova e sul maresciallo Nenni Mancuso, che è stato scritto questo film da appunto Pasquale Scimeca ed anche diretto. Allora, intanto grazie ed entrambi per essere qui con me. Grazie E a te. allora, questo film è stato per la verità già o perlomeno l'inizio del film è stato già presentato il 25 settembre al Tribunale di Palermo. E il titolo dovrebbe essere Il giudice T. Non so se questo titolo del film è stato cambiato perché c'era qualche incertezza da parte di Pasquale Scimeca. In quell'occasione, Pasquale Scimeca ha dichiarato che le commemorazioni da sole servono a poco. Si fanno tanti bei discorsi, si depositano i fiori, ma poi tutto finisce. Il vero senso della lotta culturale alla mafia è instillare la conoscenza. Ed è per questo che ho voluto fare un film sul giudice Terranova, per farlo rivivere, per dare una visione ai giovani. Confermo, come si dice nei tribunali. Linea di massima è così, cioè il problema dei titoli dei film è bisogna dargli dei titoli per forza, sono dei titoli provvisori, poi via via magari cambia idea, ancora noi non sappiamo quale sarà il titolo definitivo di questo film. Le motivazioni che mi hanno spinto a scriverlo, intanto l'ho scritto da solo, ma insieme giornalista Attilio Bolzoni, e sono abbastanza semplici. Io sono convinto, così come diceva Paolo Borsellino, ma così come hanno detto in tanti, che la lotta alla mafia non può essere solo di tipo giudiziario. La lotta alla mafia deve accompagnarsi da due cose fondamentalmente. Una sul piano sociale, quindi diciamo il lavoro, no? Cercare di combattere i sistemi di arretratezza economica, le persone che, non hanno, che poi diventano, diciamo così, facile preda delle cosche mafiose. E l'altro elemento è quello culturale, cioè bisogna essere capaci di costruire una cultura antimafia che diciamo così, che abbia in sé la possibilità di far sì che i ragazzi, i giovani, capiscano che cos'è la mafia, no? Che è una cosa brutta sostanzialmente, che lottare e opporsi alla mafia non è solo un fatto, diciamo così, ideale, ma è anche qualcosa che ha a che fare con la vita di tutti i giorni. Questo è il senso per cui noi abbiamo iniziato a scrivere questo film e per cui ci stiamo lavorando, perché riteniamo che far conoscere la vita, le opere del giudice Terranova, ma anche del maresciallo Nenni Mancuso, che del giudice Terranova non è stato solo, come spesso si dice, il guardiaspalle, l'autista, no, è stato un collaboratore fondamentale, perché ha iniziato a lavorare col giudice Terranova, Nenni Mancuso, quando era ancora ragazzo, quando proprio il giudice muoveva i primi passi al Tribunale di Palermo, e è rimasto con lui per 20 anni, fino a quando poi alla fine sono morti insieme, quindi ha un valore che va oltre, diciamo così, quello che normalmente si dice. Noi vogliamo raccontare la vita di queste persone perché, questo è il punto, perché riteniamo che lì c'è il germe della cultura antimafia, cioè due uomini che potevano avere tutto dalla vita, erano pieni di forza, di energia, erano sani e anche che a un certo punto decidono quasi con caparbietà di combattere la mafia, nonostante fosse quasi all'epoca era, diciamo così, una cosa quasi strana perché tutti gli altri non lo facevano, no? Al Palazzo di Giustizia, comunque cioè, la parola che più diffusa era: ma chi te lo fa fare? Fatti i fatti tuoi. Questo, diciamo, loro caparbietà nel combattere la mafia deve essere in qualche modo capita prima di tutto perché va raccontata, perché tanti non conoscono la storia del giudice Terranova e del maresciallo Mancuso, ma va anche, diciamo così, spiegata perché? Perché quelli erano uomini giusti, cioè perché combattere la mafia è qualcosa che ha a che fare con il senso della giustizia, con il senso dello stare al mondo, con il senso di stare in una società per costruire
qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa di più pulito rispetto a quella che è una realtà dove la mafia era dominante e dove tutto, diciamo, avveniva sotto il suo controllo. Allora, Carmine, tu sei particolarmente sensibile chiaramente a questa scelta fatta da Pasquale Scimeca perché sei il figlio di Lenin Mancuso. Noi abbiamo parlato diverse volte dell'azione svolta da Cesare Terranova e soprattutto, dico soprattutto, da Lenin Mancuso. E lo dico con convinzione perché io ho avuto la possibilità di approfondire la sua opera e quindi quando faccio questa affermazione, sono appunto consapevole di quanto dica. Tu sei grato a Pasquale Scimeca, ma per quale motivo? Ma io non finirò né io né manco i miei familiari, e credo tutti coloro i quali credono nella giustizia, credono nel valore di quello che significa l'impegno nell'ambito della propria attività che si svolge nel quotidiano, soprattutto quando si ha a che fare nei confronti della criminalità e di quelle che sono le distorsioni nell'approcciare, insomma, cioè, rispetto alla legge. Quindi, la gratitudine che si trasforma poi tra l'altro anche in apprezzamento per quanto riguarda l'opera che Pasquale sta portando a termine. Diciamo Pasquale perché siamo, ci abbiamo familiarizzato, ci siamo conosciuti sul campo, è stato nato un rapporto di grande empatia. Quindi grato per questo enorme lavoro che Pasquale ha finito ormai di realizzare, che è quasi insomma, in via di ultimazione e che dà, quantomeno rende giustizia, soprattutto a due figure di operatori della giustizia, un magistrato e un poliziotto. Nella misura in cui non sono soltanto le due persone in particolare, sì, il film è dedicato a loro, però io credo che Pasquale Scimeca, in questa sua opera, voglia dare quantomeno, insomma, il giusto risalto a chi con le armi spuntate, con il semplice credo nella legge, con quello che è il rispetto del codice, contrasta il crimine organizzato e soprattutto la mafia, che è, diciamo, la sciagura più grande che si è abbattuta sulla Sicilia, sull'Italia, sull'Europa e purtroppo che domina il mondo. E quando facciamo riferimento alla mafia e diciamo che la mafia è soltanto siciliana, ormai sarebbe veramente, insomma, una cosa controsenso, perché la mafia ormai domina ovunque. Siamo arrivati fino anche in Africa, la mafia nigeriana, la mafia russa, la mafia cinese, la mafia giapponese, la yakuza, tutto quello che è. Quindi mafia ormai è un termine che congloba tutto quello che è l'insieme delle attività criminali di altissimo bordo. Perché la mafia è potente rispetto a tutte le altre condizioni criminali? Perché la mafia ha un rapporto stretto con la politica. Dire mafia significa anche dire politica. Ricordo Leonardo Sciascia quando un'intervista che rilasciò una famosa giornalista francese che gli chiedeva: maestro, lei che è tanto studiato, che conosce il fenomeno, cos'è la mafia? Sciascia rispose in due parole, dice: la mafia è lo Stato e non lo Stato. Quindi ciò significa che esiste uno Stato parallelo allo Stato quello ufficiale, che ha lo stesso esercizio di potere, se non addirittura più grande. Altra componente che lega pure la mafia, sempre a questo assetto criminale di altissimo livello, di altissimo bordo, è la massoneria, quella deviata chiaramente. Che un conto è parlare di massoneria, quelle degli Illuminati del Settecento e anche insomma, di quelli di cui la praticano insomma, attualmente, ma un conto è parlare insomma, di Provenzano che l'ha scritta la massoneria, e per quanto riguarda Bontate che ha fatto una sua loggia e tutto quello che è accaduto in questi anni che conosciamo e che ben sappiamo come si comporta. Quindi la mafia è qualche cosa insomma, che ormai riduce il respiro democratico di ogni Stato, di ogni nazione. Pasquale Scimeca ha voluto dare questa impronta attraverso la storia, il filologico di questi due personaggi, l'impronta che significa lottare, appunto, contrastare più che altro il fenomeno mafioso che è così grande che risiede anche nei palazzi di giustizia. Perché non svelo nulla di nuovo, quando Terranova, questo almeno Pasquale me lo permetterà soltanto su incisa, quando Terranova arriva a Palermo non impatta tanto con i Corleonesi, che lui ormai prende ad esame e prende ad emblema come potere mafioso che va crescendo, ma addirittura con i suoi capi, con i suoi diretti superiori all'interno del Palazzo di Giustizia, che avrebbero potuto essere insomma, invece i suoi diretti d'anticausa e collaboratori. Quindi grazie sempre a Pasquale e per l'opera, ripeto, che sta realizzando, che ha finito di realizzare, che porterà sugli schermi e che darà un significato principalmente insomma, alla società civile, ma anche nelle scuole, insomma, le giovani generazioni che non conoscono queste storie, che sono simili a tanti altri, a tanti caduti, e che hanno diritto di essere rivelate, perché i nostri caduti non chiedono soltanto giustizia, che è importante e fondamentale, ma chiedono di essere ricordati, di essere commemorati e che il loro sacrificio non vada vano e che sia ad esempio appunto per poter meglio poi capire che significa democrazia, che significa lotta al crimine, che significa rispetto della legge.
Allora, abbiamo detto che il titolo definitivo non è quello che abbiamo detto, il giudice T, però quella T Può ha un, essere, può essere, ma quella però T non ha un sappiamo. significato. Che cosa rappresenta Il per giudice Pasquale De Scimeca? sarebbe la diminuzione del giudice Terranova, logicamente. Vedi, il problema quando noi abbiamo iniziato a scrivere, quindi a fare le ricerche, perché stiamo parlando di vicende che si sono svolte parecchi decenni fa, io conoscevo la storia del giudice Terranova, ma sapevo ben poco, no? Come la maggior parte delle persone. Ma man mano che siamo andati avanti nella ricerca, abbiamo capito una cosa, abbiamo scoperto una cosa che è importantissima. Cioè il giudice Terranova è stato come dire, non è un giudice qualsiasi, è stato un giudice che in qualche modo ha rappresentato nella storia d'Italia la congiunzione, cioè la via di mezzo tra l'antimafia sociale, cioè l'antimafia del movimento contadino, perché nel dopoguerra i primi movimenti antimafia sono stati quelli dei contadini, del movimento contadino, perché Certo. si scontravano con la mafia, perché volevano I sindacati l'occupazione delle succesi, il terre, e quindi è lavatore, tutto successo quello che insomma. tutta questa storia qua. E quella che poi diventerà, diciamo così, la stagione dell'antimafia, quella più conosciuta, quella giudiziaria, che è quella di Falcone e Borsellino, e del Macchessi processo, quindi degli anni Ottanta. In mezzo c'è la figura solitaria del giudice Terranova. Ecco, e questo è il primo punto. Accanto alla figura solitaria del giudice Terranova c'è anche un'altra figura solitaria, che è quella del maresciallo di polizia di pubblica sicurezza, che Alcune si chiamava così, sì. allora si chiamavano così, che gli viene incluso. Così come il giudice Terranova è stato fondamentale nella storia della lotta alla mafia, perché in qualche modo ha insegnato il mestiere a quelli che poi sono venuti dopo di lui. Bisogna considerare, per esempio, che il giudice Paolo Borsellino, ha iniziato la sua carriera di magistrato facendo l'uditore proprio nell'ufficio di Cesare Terranova. Ma non è solo quello, ma se si considera l'amicizia che c'era tra il giudice Terranova e il giudice Costa, Rocco Chinnici, cioè il giudice Terranova è stato, diciamo così, quello che ha insegnato il mestiere, che ha trasportato diciamo, la lotta alla mafia dalla dimensione sociale alla dimensione giudiziaria. Allo stesso modo, lo stesso discorso vale per il maresciallo Alieno e Mancuso. Il maresciallo Alieno e Mancuso è stato una figura, così come noi l'abbiamo studiata, cioè l'abbiamo scoperta, perché prima non si sapeva tutto questo, è stata una figura importantissima, perché è un po' così come il giudice Terranova lo è per i magistrati, il maresciallo di polizia Alieno e Mancuso lo è per i poliziotti. Cioè quello che era un poliziotto, Alieno e Mancuso, che aveva una moderna, che diciamo così, operava in modo moderno. Cioè, in che senso? Nel senso che la sua attività si svolgeva con un piede nei quartieri popolari, quindi diciamo così, nel rapporto con la città, che è fondamentale per un poliziotto, e l'altro piede nella sua intelligenza, nella sua capacità di capire le cose e poi di trasferirle su un piano giudiziario, e quindi poi ecco, la collaborazione con il giudice Terranova, perché noi, spesso noi pensiamo che siano i giudici che fanno le inchieste, i giudici non fanno le inchieste, i giudici stimolano le inchieste, fanno la sintesi delle inchieste, ma chi fa le inchieste sono i poliziotti, Gli occhi e le braccia carabinieri, sono, è la polizia giudiziaria. i finanzieri, insomma, le La forze polizia giudiziaria. dell'ordine che fanno. Ecco, cioè, al di là del fatto che Alieno e Mancuso era intimo amico di un altro grande poliziotto, che poi anche lui è stato fondamentale nella storia della lotta alla mafia, che è Boris Giuliano, quindi erano amici, e quindi c'era un rapporto, diciamo, come sempre c'è, cioè, nei rapporti di Anche amicizia. Silvio Corrao, che muore a Ciaculli, che salta in aria con E purtroppo insomma, anche l'autobomba, la famosa strage di famosa Ciaculli. strage di Ciaculli. Che tu nel Quindi film riporti sì, comunque. certo, ce la raccontiamo, perché quello è un punto È emblematico, è un centrale punto di nella storia passaggio. della mafia e della lotta alla mafia, Esatto. perché quello è stato un fatto che ha determinato la prima vera indignazione Perfetto. popolare. E nasce la Cioè, i commissione antimafia, funerali, nasce e la poi commissione nasce la commissione antimafia. antimafia, ma c'è anche una coscienza civile che si Certo, sviluppa a certo. causa. Cioè, in un colpo solo, Strage di Ciaculli, vengono colpiti
tutte e tre gli ordinamenti giudiziari. No, e fianco l'esercito, perché morì pure un maresciallo dell'esercito, è un militare semplice. Polizia, carabinieri carabinieri ed esercito, esercito, quindi tutti e tre gli strumenti di difesa dello Stato, esatto. quindi questo è il concetto. Per cui noi, diciamo, attraverso questo film vogliamo raccontare in primo luogo le vite, l'esperienza, la vita, chi erano questi due uomini, perché poi il cinema serve a questo, altrimenti uno scrive un libro o fa un saggio. In secondo luogo, ma è anche parallelo a tutto questo, vogliamo raccontare quali sono state, diciamo così, le difficoltà per questi uomini nel fare il loro lavoro, dove praticamente sì, è vero, c'era la dimensione mafiosa, ma non c'era solo la dimensione mafiosa. Cioè, a proteggere Ligio, per esempio, per fare un esempio, perché Ligio è l'antagonista nel film, ma anche nella realtà, Luciano Il Ligio capo dei Corleonesi. era il capo, perché molti pensano che Totorrina sia stato il Il cazzo da vero capo era setta. Non Ligio. è così. Il vero boss corleonese, quello che ha portato la mafia di Corleone A Palermo. dal feudo alla città e quindi ad aprire, ma non solo a Palermo, poi a Milano, Insegue sì, il persone Tir, al queste nord, persone, certo. eccetera, è stato Luciano Ligio. E quindi quello che, diciamo, non era solo diciamo, la parte mafiosa, ma era l'intera società, la società civile, per esempio, che proteggeva Ligio, cioè quasi come sembra che le cose, uno, no, quello che succede oggi con Matteo Messina Denaro, succedeva anche allora. Cioè Ligio era protetto dai medici quando era nelle cliniche, era protetto dai baroni, era protetto, diciamo, ma era protetto soprattutto dalla politica. Dai palazzi. Dei palazzi della politica, perché poi non ci, diciamo, questo spesso ce ne dimentichiamo, ma chi comandava all'epoca nella politica a Palermo erano Ciancimino, erano Lima, Lima, erano Gioia. Gioia, cioè quelle persone che poi dopo tanti anni abbiamo scoperto essere non solo conviventi, ma organici a Cosa Nostra. Ciancimino non era uno che, diciamo, era dentro, era un uomo d'onore, spunciuto, come si dice Esatto. in termini Si è tecnici. cominciato la sua carriera criminale con un ministro, un Incomincia, potente ministro dell'epoca. Vabbè. sì, appunto, diciamo, quello è un discorso un po' più complesso che noi non affrontiamo nel film. No. Quindi, diciamo, il problema è proprio questo, capire in che modo la vita delle persone, delle singole persone, in questo caso del giudice Terranova e del maresciallo Rinelli Mancuso, interagiscono poi con la storia d'Italia, la storia, diciamo così, così come si è sviluppata, con i suoi buchi neri, che ancora oggi purtroppo rimangono buchi neri, e se non riusciamo, ecco, diciamo, una delle cose che io mi pongo con questo film, uno degli obiettivi che mi pongo è proprio questo, riuscire ad, è come quando uno va dallo psicanalista, no? Uno dice, c'ha subito un trauma, sta male, va dallo psicanalista, cosa fa lo psicanalista? Cerca di scavare dentro ognuno di noi per cercare di trovare il trauma, il punto, diciamo, da cui tutto è nato, per poter poi, perché senza, se non si trova il trauma non si può guarire. Questo è il problema della società italiana oggi. E non è solo un problema politico, è un problema sociale, culturale, è il problema del nostro paese. Noi dobbiamo capire dov'è il trauma, a quale punto è successo che delle forze che dovevano combattersi, cioè il male, la mafia, il bene, lo Stato, dov'è il punto in cui queste forze si sono unite, hanno intrecciato i loro destini e poi da lì in poi hanno costruito qualcosa di, appunto, questi buchi neri, queste cose terrificanti che sono le stragi, che sono eccetera, eccetera, per arrivare a un sistema come il nostro, a una società come la nostra, dove purtroppo la corruzione è un elemento dominante, che non nasce per caso, che nasce proprio da questa impossibilità di dividere le cose, per cui un cittadino dice: ma io con chi sto? Sto con lo Stato o sto con i malviventi? Quando capisce che con lo Stato, quando si schiera con lo Stato e capisce che lo Stato non è dall'altra parte, ma insieme ai conviventi, allora diventa qualcosa di, diciamo così, ha una reazione. Questa reazione può essere o ritirarsi indietro e vivere, oppure ci dice: vabbè, ma io forse il mio piccolo interesse lo posso avere, e quindi in qualche modo poi diventa complice di tutto questo. Ecco, un film può, diciamo così, affrontare tutti questi problemi? No, ma può dare delle indicazioni, può dare degli stimoli, può dare delle emozioni, delle sensazioni che ti pongono un problema che in qualche modo poi col tempo magari dovrai cercare di affrontare, cercare di se possibile, di trovare una soluzione. Perfetto, allora voglio
Poco fa io ho sottaciuto, non ho detto che Carmine è anche presidente dell'associazione per onorare la memoria dei caduti nella lotta contro la mafia. Allora, nella qualità appunto di presidente di questa associazione, io vorrei che lui esprimesse il suo parere su una dichiarazione sempre di Pasquale Scimeca. Lui dice: il mio film su Terranova, eroe antimafia ignorato. Allora, quanto è importante fare memoria e quanto è importante ricordare alcuni personaggi che appunto hanno creato le basi proprio per lottare veramente la mafia. Allora, noi purtroppo, in virtù di una certa stampa, di un certo modo di informare, e anche la stessa cinematografia, ci hanno sempre dato l'impressione, ci hanno fatto credere, insomma, ma non per colpa loro, ma così, per andazzo delle cose che magari, insomma, possono essere più penetranti, secondo chi eventualmente, se queste cose le idealizza, che la lotta alla mafia sia cominciata con Falcone e Borsellino. Che prima nessuno, o quantomeno era una lotta un po' spompata, episodica. No, invece Pasquale Scimeca sta dimostrando in questo film che la lotta alla mafia comincia dalla notte dei tempi, tanto per non andare troppo lontano, nei secoli, quantomeno dallo sbarco degli alleati. Quindi il momento in cui Luciano Ligio, che era il vero cervello della mafia, cioè con il quale industrializza la mafia, la fa diventare insomma, qualcosa di attività imprenditoriale, perché mentre prima la vecchia mafia del feudo era quella dei campieri, delle arance, i furti insomma, di bestiame. Ma sempre rilegato, ecco, Calogero Vizzini non era un imprenditore della mafia, era un mafioso di vecchio stampo, insomma, ci andava per le campagne, il rispetto, la coppola, il paciamani. Ligio è quello che la gangsterizza, la fa diventare americana, comincia a pensare al traffico dei suoi pacienti, incomincia a pensare all'ingresso della mafia nell'edilizia, nelle speculazioni, in tutto quello che è il business. E soprattutto, insomma, ci giochi online, sono le prime macchinette, insomma, dove si giocava online. Biliardini, Il ecco. bigliardino e poi le macchinette, quelle con le sigarette che prendiamo, non so se vi Erano ricordate. Queste le porta a Palermo, le inventa Ligio. Cioè, nel senso, è lui che capisce, insomma, cioè, che lì c'è un guadagno che è floridissimo e che tutto sommato non è controllabile. I supermercati, insomma, cioè, l'idea è di Ligio. Quindi, quando Pasquale Scimeca realizza questo film, vuole far comprendere, insomma, cioè, che da Navarra si passa a Ligio, finisce un'epoca, tramonta un'epoca, che è la mafia cosiddetta, abbiamo sempre detto, del feudo, e comincia la mafia industriale. Quindi, ecco perché il film è importante. Prima ha un valore quindi storico, sociale, di rendere giustizia attraverso questa storia di cui mi onoro di essere figlio di mio padre, di Cesare Terranova, ma è anche un film, a parte tutto, insomma, anche struggente, ma struggente nella storia. E qui voglio rivelare un piccolo particolare e invito a tutti coloro che vogliono andare a Però vedere. l'importante è che non lo No, 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 racconti. no, se Pasquale me lo permette, il finale. Il finale è qualcosa di meraviglioso No, perché, non si può raccontare mai il finale. almeno per me, no, Però almeno di meraviglioso nel Carmine. senso che perché mette in risalto quello che è il rapporto di amicizia fra gli uomini. Cioè, questi due uomini che hanno avuto il percorso iniziale insieme e che finiscono la loro vita insieme, ma senza barbarie, non si vede qualcosa di cruento, si vede qualcosa che rafforza questo sentimento e che fa capire come la mafia è la lotta di tutti. La mafia è la lotta che unisce, la mafia non può mai dividere, la lotta alla mafia, diciamo, non può mai dividere, e che tutto può diventare sempre, anche dal punto di vista umano, un qualcosa di eccezionalmente, insomma, empatico. Cioè, dove si fondano le coscienze di chi crede nella giustizia e quindi immola la propria vita per poter perseguire questo ideale, pur sapendo di avere una via crucis, dove poi il finale è quello, insomma, purtroppo di essere aggredito, di essere estinto e di essere possibilmente, insomma, cioè, non più padrone della sua vita, ma di averla troncata. Quindi ricordare tutte le vittime di mafia, ripeto, perché anche nel film di Pasquale si vedono pure gli episodi, che è un film, pure, tra l'altro, anche un tracciato storico, si capisce come. Chi ha pagato con la vita molte volte era rimasto isolato, credeva però nelle sue idee e non si è mai tirato indietro. Quindi onore a tutti coloro i quali sono caduti sotto questo fronte, per carità, Falcone e Borsellino, ma non sono soltanto loro quelli che hanno dato l'input e l'avvio per quanto riguarda l'inizio del contrasto, non dico la lotta, del contrasto alla mafia, perché la lotta, insomma, bene o male, lo si fa si faceva ai tempi dei gladiatori. Questo è il contrasto al potere criminale rispetto a quello che è l'affermazione dello Stato e della democrazia. Sì, volevo solo ricordare a proposito di la frase di Falcone, no? Quando dice si muore, quando si verificano due condizioni. Una è quando si è soli, due quando si entra in un gioco più grande di noi. Tutte e due queste condizioni sono le condizioni che poi hanno portato, diciamo così, all'omicidio e quindi
alla morte sia Terranova che Liliana Mancuso, perché erano soli e erano entrati in un gioco più grande di loro. Qual è questo gioco? Chiaramente lo dovete vedere nel film Pasquale, e anche in tu ne altri. parli pure nel film, insomma, la storia lo dice, i carabinieri hanno l'imbeccata da parte di un potentissimo boss che è Peppe Di Cristina, il quale gli dice un anno prima Terranova deve essere ammazzato, e i carabinieri non mostrano un dito. Adesso non è un'accusa all'arma dei carabinieri, per carità, ma è semplicemente un riferimento a dire come, dice Pasquale, giustamente, si è Avvisato. soli in questa lotta. E Beh, volevo sì. pure soltanto ricordare che il primo magistrato che istruì i maxi processi, ne fece ben due, che andarono purtroppo come andarono, perché a quel tempo si assolveva per insufficienza di prove, fu Cesare Terranova. Molti anni prima, infatti Borsellino prende spunto poi da Terranova, quando assieme a Falcone istruisce per l'altro maxi processo che diventa più celebre e di cui invece, insomma, di quelli di Terranova non si parla più. E infatti Pasquale Scimeca si pone questa domanda, cioè quante stragi si sarebbero potute evitare se il processo di Bari del 69 istruito dal giudice Terranova non si fosse concluso con l'assoluzione? Allora, il processo di Bari, per chi non sa, che è normale che non si sappia, parliamo del 69, è stato uno dei... Scusa, è normale perché l'informazione non dava le notizie, Diciamo, perché c'era il silenzio diciamo, stampa. sì, vabbè, diciamo, O quantomeno normalmente erano molto annacquate, insomma, le arrivavano persone... politiciani viaggiatori. Allora, il processo di Bari è stato un momento fondamentale, poteva diventare un momento fondamentale nella storia d'Italia, non lo è stato perché... Perché? Perché in quel processo il giudice Terranova ha portato sul banco degli accusati, accusandoli di omicidi, di una Tutto quantità è legale per la mafia impressionante smorfia. di, diciamo così, di reati, ben 64 mafiosi corleonesi. Tra questi, diciamo, c'erano i capi, il capo dei capi, che era Luciano Ligio, ma c'erano anche Bernardo Provenzano. C'era anche Totò Riina, c'era anche Calò Bagarella, che era il fratello più grande di Leluca Bagarella. Allora, se quel processo fosse finito come era naturale che finisse, perché non è che Luigi Terranova istruisce quel processo così in 4 giorni, ci mettono 10 anni 10 anni, 10 anni. insieme con Liliana Mancuso Ma tutto il lavoro fatto a mano, Pasquale, a nel costruire quel film lo fai processo. vedere, insomma, con i fascicoli, senza All'epoca, computer, logicamente, non c'erano computer, non c'era senza niente, fotocopia, quindi... senza fogliatini, tutto fatto a mano, con la carta carbone, Con tutto la fatto, carta. insomma. Quindi ci mettono 10 anni. Se quel processo fosse finito come era giusto che finiva, voi pensate un attimino, cioè, Ligio, Riina, Provenzano e tutti i corleonesi in carcere con gli ergastoli sulle spalle, si sarebbe evitata tutta la seconda guerra di mafia, si sarebbe evitate le Tutto quello che è stato stragi, cioè sarebbe cambiata la storia d'Italia. successo, tutto quello che è Questo è il venuto dopo. punto del discorso. In più, e questo è importantissimo, il giudice Terranova aveva già intuito proprio perché indagando sui Corleonesi si era reso conto di come i rapporti tra la mafia e la politica fossero non stretti, Organici, organici. strettissimi. In più, il giudice Terranova, avendo anche un'amicizia e poi dopo un rapporto di collaborazione con Pio La Torre, aveva informazioni in cui praticamente questo tema diciamo così, del rapporto tra mafia e politica, tra potere e politica, era così quasi indissolubile. Se quel processo fosse finito con la condanna e il giudice Terranova poteva continuare, come avrebbe sicuramente fatto, a indagare ancora di più e quindi a scoprire quel vaso di Pandora terrificante dove dentro c'erano le serpi più velenose, eccetera, probabilmente sarebbe cambiata la storia d'Italia, perché la storia della mafia e della lotta alla mafia non è una cosa che riguarda la Sicilia, cioè riguarda la Sicilia perché all'epoca le cose avvenivano qui, Lascia ma è pure, una cosa che sì. riguarda l'intero paese, cioè riguarda la nazione, riguarda l'Italia. Questo era il punto. Per questo io dico che quel processo, se non ci fossero stati interventi esterni, che insomma è complicato raccontarlo in due parole, Ci però fu una sola se condanna, andate Pasquale, a tu lo vedere, sì, fai vedere. Totò Riina viene condannato per possesso di patente falsa a 1 anno e 6 mesi con la condizionale. Era l'unica cosa che non potevano assolutamente, diciamo, negare, perché quando arrestarono Totò Riina aveva in tasca la patente di un Quindi contadino l'unico di reato, dottor Lina, Partinico, fu che quindi aveva potente patente falsa. falsa, vabbè. Quindi questo è il punto del discorso. Noi cerchiamo nel film di raccontare che cosa è successo, perché quel processo è finito in quel modo. Poi chiaramente ci chiediamo da intellettuali, da persone del nostro tempo,
I famosi, no, con i se non si fa, no, no, la storia non si fa né con i se né con i ma, però una domanda uno se la deve porre, cioè rispetto a quel fatto lì, se il processo di Bari e il processo di Catanzaro che era avvenuto 2 anni prima, dove alla sbarra c'era l'intera mafia dei palermitani, c'erano tutti dentro, Badalamenti, tutti, Buscetta, Stefano tutti, erano Bontate, tutti, e anche quello, 114, 114 i macchi imputati. processi, infatti, a terra nuova di cui nessuno ha mai parlato, Nessuno perché si parla soltanto del macchi processo degli anni 80, mai. Vabbè, non è diciamo, vero. poi quello diventa, Ci come dire, dobbiamo fermare. Allora, diciamo quando sarà nelle sale, velocemente, perché abbiamo 1 minuto soltanto. Quando sarà nelle sale, e se sarà solo nelle sale oppure anche in televisione, Allora, noi, sembra diciamo, il di avere capito. nostro è un film per il cinema, quindi principalmente poi andrà anche in televisione, questo è chiaro, però principalmente è un film da andare a vedere a cinema. Se ci riusciamo, perché ancora il film è in fase di montaggio, quindi se ci riusciamo e riusciamo, diciamo così, a finirlo in tempo, noi speriamo di mandarlo nelle sale in una data simbolica, che è la data del 25 settembre, che è, diciamo, la data In in cui cui viene compiuto il Terranova e film. Mancuso vengono Perfetto, allora assassinati. staremo ad allora aspettare. Filippo, soltanto volevo ricordare per chi ci ascolta eventualmente, Proprio sulla Carmine, sempre sulla forza, proprio. no, ma due secondi. La famosa relazione della Commissione Antimafia, prima firma Piola Torre e poi firmata anche da Terranova, dove spiega tutto quello che è l'evolversi del fenomeno mafioso e l'intreccio mafia e politica. Quindi è stato scritto là. E il 416 bis, che fu ideato da Terranova, dalla Torre e da Lenny Mancuso. Ci fermiamo, vi ringrazio tantissimo, buona serata a tutti. Buona serata a voi.